Si rafforza il rapporto tra odontoiatria e farmacista alla luce delle nuove linee guida recentemente pubblicate dalla Federazione Europea di Parodontologia, che confermano che non esistono farmaci che da soli possano curare la parodontite. I trattamenti realmente efficaci sono infatti il controllo della placca batterica e nei casi più gravi la terapia chirurgica, mentre i farmaci utili sono soltanto antibatterici e antibiotici che devono essere prescritti dall'odontoiatra. In attesa di nuove opportunità di trattamento, il supporto del farmacista diventa perciò fondamentale per la salute orale del paziente, come spiega Luca Landi, presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. Devo dire che questa occasione di poter rafforzare il rapporto tra gli odontoiatri e i farmacisti è una occasione molto importante per la salute del cittadino, perché un survey che noi abbiamo fatto sulla popolazione, un sondaggio sulla popolazione italiana, dimostra come per molti pazienti, oltre all'odontoiatra, sia il farmacista il punto di riferimento per chiedere informazioni relativamente alla salute orale. E quindi diventa importante che anche il farmacista con l'odontoiatra possa utilizzare quelle buone pratiche per indirizzare il paziente verso una terapia, un trattamento corretto, che ovviamente deve prevedere una visita odontoiatrica completa per valutare lo stato parodontale. Ma ci sono degli ausili che possono essere utilizzati dal paziente, dal cittadino quotidianamente, che trovano nel farmacista un punto di appoggio importante, quindi l'utilizzo dello spazzolino corretto, l'utilizzo di alcuni presidi come scovolini interdentali o come colluttori o dentifrici possono aiutare a gestire meglio alcune fasi della patologia. Una patologia, quella parodontale, colpisce in varie forme circa il 50% della popolazione, quindi abbiamo circa 8 milioni di italiani in realtà che sono poi affetti da forme più gravi che possono determinare la perdita degli elementi dentali, quindi una patologia molto importante che ha anche riverberi dal punto di vista sistemico, e ancora di più in questo momento è fondamentale fare fronte comune tra medici, odontoiatri e farmacisti per cercare di migliorare le condizioni di salute orale dei pazienti. Assogenerici cambia nome, diventa Egualia e avvia una nuova fase. L'Associazione Italiana delle Industrie Produttrici di Medicinali Equivalenti Biosimilari e a Valore Aggiunto si presenta con una nuova identità. Ne abbiamo parlato con il presidente Enrique Hauserman. Nell'ambito del progetto Lisei abbiamo chiesto alle aziende che fanno parte della nostra associazione di individuare aree di intervento, aree specifiche dove dovrebbe investire, e quindi abbiamo chiesto anche che cosa poter fare sia in termini di struttura industriale sia in termini di investimenti, e siamo arrivati grosso modo a una cifra che supera intorno ai 250 milioni. È chiaro che siamo, per l'industria farmaceutica, per il ruolo che svolge, non è in crisi, però chiaramente non tutti. Non gira come 12 mesi fa, con le prospettive che c'erano 12 mesi fa per quanto riguarda il nostro comparto, il comparto degli equivalenti, che era in, diciamo, leggera crescita. Oggi come oggi noi non possiamo perdere l'occasione di ciò che viene o verrebbe elargito in termini di finanziamenti, perché sarebbe un peccato. È un'occasione che l'industria in generale, e in particolare la farmaceutica, non può perdere. Con le prime due sessioni dedicate rispettivamente alla leucemia linfoblastica acuta e alla leucemia mieloide acuta, prenderà il via domenica 25 ottobre il corso di formazione triennale in oncoematologia pediatrica promosso dall'Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica. Lo presenta Marco Zecca, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia e presidente dell'Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica. Il corso di formazione in oncoematologia pediatrica è un'iniziativa che è estremamente importante nell'ambito delle iniziative di formazione che IEOP fa. È un corso strutturato su più eventi di durata triennale che andrà a interessare diversi argomenti in ambito ematologico o oncologico del bambino.
Dobbiamo tenere presente che in ambito nazionale non esistono corsi di formazione ufficiali, ma di tipo universitario, per questo tema. Si diventa specialisti in pediatria, si diventa specialisti in ematologia dell'adulto, si diventa specialisti in oncologia dell'adulto, ma non esiste una vera e propria specialità in ematologia e oncologia pediatrica universitario. Quindi la nostra intenzione è quella di offrire ai giovani medici interessati a questo tema la possibilità di avere una formazione strutturata su eventi regolari con momenti di verifica e alla fine di arrivare al rilascio di un attestato di formazione che al termine di questi 3 anni potrà appunto valere come titolo e potrà testimoniare che c'è stato un percorso formativo che effettivamente è stato creato a livello della nostra società scientifica. Il corso è rivolto soprattutto ai giovani professionisti sanitari che quindi si stanno formando e che saranno gli oncoematologi pediatri di domani. Devo dire che ha avuto molto successo perché a tutt'oggi abbiamo circa 140 iscrizioni ed è un numero ragguardevole che va ben al di là delle nostre aspettative.